partita punto a punto, sul finale è andata come è andata. E cosa si può dire in generale della partita e di come sta andando questa prima parte che ora si conclude? Della partita si può dire che siamo partiti secondo me abbastanza bene, anche se comunque abbiamo subito un po' troppo il loro pressing, con un arbitraggio che secondo me è a loro congeniale, perché permetteva un gioco relativamente duro. Però oggi noi l'unica cosa che non dobbiamo fare è trovare giustificazioni, perché il Civitavecchia è venuto a Roma per fare la sua partita, l'ha fatta bene, e quindi complimenti a loro, e da lunedì senza alibi ci si rimette al lavoro. Questa prima parte di stagione ci deve far capire tante cose, che comunque la squadra è cambiata tanto e serve tempo per trovare i giusti meccanismi, e bisogna lavorare tanto. Ora c'è quasi un mese di stop, quindi bisognerà essere bravi a mantenere comunque la concentrazione, a lavorare anche senza partite e farsi trovare pronti a gennaio. Un mese di allenamenti sicuramente duri, con uno spirito che non sarà quello dei migliori, perché 4 punti in classifica secondo me sono pochi per una squadra come la nostra. Però ripeto, è l'inizio della stagione, dobbiamo metterci sotto e lavorare. Si ricomincerà con un altro derby, con la Visnova. Con la Visnova, che come noi secondo me ha avuto un inizio sottotono e quindi vorrà fare bene. E niente, tutte le partite vanno giocate, c'è poco da dire. Era una giornata, al di là della vittoria o della sconfitta, importante perché la Roma era accanto all'AIL, come già successo in passato. È importante ogni volta, insomma, fare anche queste battaglie. Quella è una cosa che in una giornata nera per noi a livello di squadra deve rimanere comunque una cosa molto bella. Anzi, invito tutti a comprare le stelle di Natale qui fuori alla piscina.